Aspettate, fermi, fermi. Allora, fermi. Se volete passare a Windows 11, ragazzi, se volete passare a Windows 11, mi raccomando, non fate cazzate perché passare a Windows 11 è facilissimo. Io ho dovuto formattare il mio disco e rimettere Windows 11. Sapete perché? Perché qualche mesetto fa, diciamo così, qualche mesetto fa, nei miei video io registravo su Windows 11 Insider. Cosa significa? Il famosissimo insider che ti rompe i coglioni quando giochi. Quindi, io avviavo le applicazioni e non si avviavano. Ad esempio, Overwolf, che diceva Windows 11 Insider, problema e tutta sta roba qua. Quindi, poi ho avviato un altro gioco, Halo Infinite, e mi crashava il PC. Si riavviava, 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 mi facevano sempre aggiornamenti. Quindi, cosa ho fatto? Ho formattato il mio disco, mio SSD, e ci ho messo Windows 11 Pro attivo, ok? Quindi ragazzi, se volete passare a Windows 11, non ci vuole niente. Allora, fate così. Scriviamo Microsoft. Andiamo direttamente su. Aspettate, poi Microsoft. Ok. Andiamo direttamente qui, Windows. Eccolo qua. Come tenere Windows 11. Verifica la compatibilità perché è importante. Poi, questa applicazione vede se hai i requisiti giusti per Windows 11, quindi vedi bene. Carica l'app, integrità del PC. Eccoci, controlla ora. Perfetto, questo PC soddisfa i requisiti di Windows 11. Ah, un'altra cosa, se volete attivare Windows 11, però, dovete andare sul BIOS e attivare il TPM 2.0. Io ci ho fatto dei tutorial su come attivarlo. E se volete scaricare Windows 11 senza il TPM, ci ho fatto anche un altro video, quindi andate a cercarlo sul mio canale. E uscirà, vabbè, alla fine del video. Chiudiamo qua. Tutto. Scrivete Windows 11 download. Andate su Download Windows 11 Microsoft. Poi, dov'è? Eccolo qua. Scarica l'immagine del disco di Windows 11, quindi peserà più o meno 5 giga, ok? Quindi, posizione scarica Windows 11. Scarica. No. No, neanche. Questo è per il DVD, quindi a questo punto crea un supporto. No, io ho cliccato qua sopra. Scarica. Ok. Lingua del prodotto italiano. Confermare. Poi Windows 11 download a 64 bit e scarica. A questo punto il file peserà 5, vabbè, 11 giga, quindi a me lo scarica in 8 minuti facendo 10-11 megabyte al secondo. Una volta scaricato, ragazzi, non dovete fare altro che estrarre questo pacchetto e poi all'interno di questo pacchetto usciranno pochissimi file e un setup. Voi cosa dovete fare? Cliccare su quel setup, andare avanti, accettare. E se vi dice di mantenere i file oppure eliminare i file, a questo punto voi fate come me. Se avete più dischi, spostate tutta la vostra roba preziosa su un altro disco e formattate tutto il vostro disco principale, dove c'è il sistema operativo, e avete fatto. Ragazzi, PC è uscito pulito pulito. Per quelli che hanno Windows Insider, passate, formattate il vostro PC con Windows 11 originale, no, quello che ti dà gli aggiornamenti e poi ti fa impazzire. E ragazzi, detto questo, spero tanto che il video vi è stato utilissimo, tanto il download finirà tra poco.
E non serve che vi spieghi come funzioni, perché l'unica cosa che dovete fare è fare così. Aspettate, prendo un attimo un pacchetto RAR. Vi faccio vedere una cosa. Questo qua. Vabbè, sono gli effetti sonori. Eccolo qua. Per quelli che hanno visto già il video, sapete già che pacchetto è questo. Mostrate opzioni, estrai file, così dovete fare. Uscirà questa cartella. Ci cliccate sopra. E all'interno troverete dei file e un setup. Ove ci cliccate sopra, andate avanti, avanti, accettate, installate. Poi il PC si riavvierà più volte e ci metterete più o meno una quindicina oppure 20 minuti e avete fatto. Ok? Quindi grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ragazzi, ciao!